Torino che voi raccontate non è più Torino di una volta. Che importanza ha la Torino multiculturale? Ma è fondamentale, perché ha cambiato pelle la città di Torino. Torino è stata, c'è un'idea della Torino di una volta che è molto leggendaria. I torinesi hanno questa caratteristica, che hanno uno sguardo rivolto al passato, ricordando una Torino che in realtà non è mai esistita, la Torino delle sartine, degli ufficiali, la capitale del regno, della casa Savoia, sì, che in parte è esistita, ma non era un'immagine così idilliaca. E poi invece hanno una idea della Torino proiettata verso il futuro, però sulla quale hanno idee strane, hanno idee. E quindi noi in qualche modo, raccontando la Torino, si cerca di grattare via degli stereotipi, delle idee ricevute. Torino è una città molto difficile da penetrare, perché in qualche modo i legami sociali sono molto forti, le amicizie si formano sui banchi di scuola, quindi uno che arriva da fuori stenta molto a penetrare in città, in certi ambienti, a farsi accettare. Ecco, questo è molto, è il bello e il cattivo di questa città, insomma. Le altre città sono molto più ospitali, molto più aperte, ma anche più superficiali. A Torino c'è l'idea che la vera amicizia dura tutta una vita, e quindi in qualche modo questo apporto da fuori di culture nuove, di modi di vita, di stili. E penso soltanto quando a Torino sono arrivati gli immigrati meridionali o dal Veneto, hanno introdotto abitudini, costumi, stili di vita, cibi diversi. Noi non conoscevamo certe verdure, per esempio, e sono arrivati, il pesce non si cucinava quasi a Torino, i meridionali ce ne sono arrivati. E adesso invece a Torino ci sono 167 ristoranti etnici, per esempio, e la città d'Italia che ne ha di più. Quindi c'è questo misto di diffidenza e di curiosità che è proprio la città, insomma. Grazie. Prego.